Fermate qua il video, non guardate subito lo svolgimento, cercate di risolverlo da soli. Questo è lo svolgimento in cui abbiamo tre sistemi di riferimento, cioè tre punti di vista. Abbiamo il sistema di riferimento della Terra, che chiamo K, il sistema di riferimento dell'astronauta o dell'astronave A, che chiamo K', il sistema di riferimento di B, che chiamo K'. Ho cercato di distinguere anche con i colori i vari punti di vista. In nero quello che è visto dal sistema della Terra, in verde quello che è visto dall'astronauta A, in blu quello che è visto dall'astronauta B. Ho anche cambiato un po' i simboli. Quello che è visto nel sistema della Terra non ha gli apici. Quello che è visto nel sistema, dell'astronauta A, in colore verde, ha gli apici. Quello che invece si riferisce all'astronauta B, il sistema di riferimento K secondo, ha il doppio apice, per esempio L0 beta secondo. Cominciamo a vedere i tre disegni. Il primo è il punto di vista del sistema terrestre, dove la Terra, l'asteroide Alfa e l'asteroide Beta costituiscono un unico sistema di riferimento dal momento che Alfa e Beta sono fermi rispetto alla Terra. Vediamo all'istante 0 partire l'astronauta A con una velocità v' e anche l'astronauta B con una velocità v' maggiore di v'. Vediamo anche rappresentato l'arrivo di A su alfa, nella stessa figura, e l'arrivo di B su beta. Ho anche indicato, gli istanti di tempo in cui avvengono questi incontri. A arriva su alfa a 10 ore del tempo della Terra, e invece B arriva su beta a 11,8 ore circa del tempo misurato nel riferimento terrestre sempre. Poi vedremo come vengono fuori questi numeri. Ho anche riportato le distanze in ore luce tra la Terra e gli asteroidi, quindi 4 e 7,5 ore luce. Questi erano i dati del problema. Piccola osservazione, il problema dice anche che A e B partono, ma in realtà dobbiamo immaginare, come sempre nella relatività ristretta, che A e B sono sempre stati in movimento e quindi provenivano già da sinistra. È come se già si muovevano da sinistra, quando arrivano in prossimità della Terra facciamo scattare il cronometro e quello è l'istante 0. Quindi A e B si muovono di modo rettilineo uniforme da sempre e per sempre. Vediamo adesso la seconda figura, che è il punto di vista dell'astronauta A. Quindi sistema di riferimento K'. A si vede fermo e vede la Terra indietreggiare con la stessa velocità v' con cui la Terra vedeva lui avanzare. Vedremo più avanti che questa velocità di A è il 40% della velocità della luce. Utilizziamo questo dato adesso giusto per ragionare con i numeri in modo che sia più semplice. Quindi, dal punto di vista di A è la Terra che va indietro al 40% della velocità della luce insieme ai due asteroidi, perché ricordiamo che Terra e asteroidi formano un unico sistema di riferimento, il sistema K. Quindi dal punto di vista di A, Terra e asteroidi, quindi tutto il sistema K, va indietro al 40% della velocità della luce. Invece l'astronauta B va avanti, in quanto era più veloce di A nel sistema terrestre, quindi continuerà ad essere più veloce di A. A si vede fermo e vede B che lo supera con una velocità che chiamo V tilde e che dopo calcoliamo e sarà anche richiesta. Era la velocità relativa che chiedeva il testo, relativa tra le due astronavi. Un'altra differenza importante rispetto alla prima figura è che cambiano le distanze. Infatti, 4 anni luce e 7,5 anni luce erano distanze misurate a riposo in K. Ma queste stesse distanze non sono più a riposo quando misurate dall'astronauta all'interno del sistema di riferimento K', cioè dall'astronauta A, ma sono delle distanze, delle lunghezze in movimento. Infatti A vede andare verso di lui, quindi verso sinistra, sia l'asteroide Alfa che Beta. Quindi le distanze Terra Alfa e Terra Beta non stanno ferme rispetto all'astronauta A, ma vanno a sinistra, si muovono verso di lui, quindi entra in gioco il fenomeno della contrazione delle lunghezze. Perciò nel sistema K', la distanza Terra Alfa non è più 4 anni luce, ma è 4 ore luce, ma è 4 ore luce diviso il fattore di Lorentz gamma primo, che è il fattore di Lorentz associato a questa velocità v' che vedremo è il 40% della velocità della luce.
Già anticipo i risultati che troveremo prima. Troveremo che questa distanza, quindi Terra alfa, non è più 4 anni luce, ma è contratta, sarà circa 3,67 ore luce. Se dico anni luce, in realtà voglio dire ore luce. La stessa cosa accade per la distanza Terra beta, che appare contratta agli occhi dell'astronauta A, quindi nel sistema K', contratta sempre dello stesso fattore gamma primo, che calcoleremo dopo e che vedremo. Intanto anticipiamo il risultato, che quindi accade che queste 7,5 ore luce risultano contratte a 6,87 ore luce. Qui ho riportato anche il tempo dell'incontro dell'astronauta A con l'asteroide Alfa. In realtà questo disegno è sbagliato, me ne accorgo solo ora, perché l'incontro non avviene qui, ma avviene qui dove sta A, che si vede fermo. Quindi avrei dovuto disegnare l'asteroide Alfa che incontra A in questo punto. Comunque, a parte il disegno sbagliato, l'istante in cui avviene questo incontro è 9 ore 165. Questo era un dato del problema. Infatti il problema diceva che rispetto al suo orologio personale di A, l'istante dell'arrivo sull'asteroide era proprio 9 ore, 9 minuti e 54 secondi. Dopo vedremo che espresso tutto in ore corrisponde a questo numero. Nella figura ho riportato anche l'incontro di B con l'asteroide beta. Anche qui c'è lo stesso errore logico nel disegno, perché dal punto di vista di A, beta si sta spostando a sinistra, mentre B si sposta a destra, quindi l'incontro non avviene qui come se beta fosse fermo, ma avverrà in un qualche punto intermedio qua. Comunque, a parte il disegno sbagliato, vedremo più avanti che l'istante dell'incontro tra B e beta, dal punto di vista dell'astronauta A, cioè nel sistema K', avviene in un istante successivo all'arrivo di A su Alfa, perché l'arrivo di A su Alfa avveniva in questo momento, 9 ore e poco più. Invece l'arrivo di B su beta vedremo che avviene a 9 ore 65, quindi per questo A crede di aver vinto il premio, perché dal suo punto di vista è arrivato prima lui. 9 ore 165 è di meno di 9,65. Infine guardiamo la terza figura, che è il punto di vista dell'astronauta B, quindi sistema di riferimento K². B, dal suo punto di vista, vede che tutto il sistema K, cioè Terra e asteroidi, si muove verso di lui, cioè verso sinistra, con la velocità V². Cioè la stessa velocità con cui B si muoveva nel sistema K. Vedremo più avanti che questa velocità è circa il 63% della velocità della luce. Lo diciamo adesso giusto così per ragionare con i numeri. Quindi B vede tutto il sistema K andare verso di lui al 63% di C. E qui infatti sono rappresentate queste velocità V', V' e V' applicate alla Terra e due asteroidi. B naturalmente si vede fermo, vede A andare indietro anche lui, perché B era più veloce di A nel sistema terrestre, quindi A rimane indietro rispetto a B. B lo vede andare indietro con la velocità V tilde, che è la stessa velocità con cui A vede B andare avanti. Questa velocità, lo anticipo, sarà intorno al 31% di C. Quindi A vede B superarlo con una velocità 31% di C. Allo stesso tempo B vede A retrocedere al 31% di C, stessa velocità V tilde. Inoltre, dal punto di vista di B, le distanze Terra-asteroide, Terra-alfa e Terra-beta sono pure contratte, e sono contratte di più che rispetto ad A. Dal punto di vista di A erano già contratte, ma siccome B va più veloce di A rispetto a K, oppure, se vogliamo in altre parole, siccome tutto il sistema K scorre più veloce rispetto a B all'indietro che rispetto ad A, allora il fenomeno della contrazione delle lunghezze è più accentuato quando è visto da B. Infatti, rispetto a B, tutto il sistema K, Terra e asteroidi, arretra con una velocità che è circa il 63% di C, invece rispetto ad A era solo circa il 40% di C. Allora, con il 63% di C, il fattore di Lorentz diventa gamma secondo, diventa un fattore più grande che gamma primo, e la contrazione
delle distanze, cioè la contrazione dei 4 ore luce e delle 7,5 ore luce diventa più marcata. Infatti adesso dobbiamo dividere le 4 ore luce per questo nuovo fattore di Lorentz, gamma secondo, che è più grande. E la stessa cosa dobbiamo fare con le 7,5 ore luce, dobbiamo dividere per gamma secondo. I risultati sono 3,10 e 5,80 ore luce. Dunque, riassumendo, le distanze a riposo erano 4 ore luce e 7,5 ore luce misurate nel sistema terrestre, dove gli asteroidi stavano fermi e la Terra pure, come indicato qua. Nel sistema di riferimento dell'astronauta A, cioè K', queste distanze sono contratte e diventano 3,67 e 6,87 ore luce. Nel sistema K' dell'astronauta B, le distanze sono ancora più contratte, quindi da 3,67 si contraggono ulteriormente a 3,10 e da 6,87 a 5,80 ore luce. Infine, anche in questa terza figura ho riportato il momento dell'incontro dell'astronauta A con l'asteroide alfa e l'astronauta B con l'asteroide beta. C'è lo stesso errore che c'era prima. In particolare B si vede fermo nel suo sistema di riferimento, quindi non avrei dovuto disegnare B che è arrivato su beta, ma beta che è arrivato su B, quindi l'incontro in realtà non sta qui, ma sta qua. E la stessa cosa avviene con A, l'incontro tra A e alfa non avviene qui, neanche qua, avviene ancora più a sinistra, perché A retrocede, l'asteroide lo insegue a una velocità maggiore e l'incontro avverrà da queste parti. Comunque, a parte questi errori, nel disegno ho riportato il tempo, questo era un dato del problema, è l'istante in cui l'astronauta B incontra, cioè arriva sull'asteroide beta, l'istante del suo orologio personale, e era 9,165 ore, esattamente lo stesso tempo che aveva impiegato l'astronauta A a raggiungere alfa, lo stesso tempo però dell'orologio di A. Dunque, l'orologio di A e l'orologio di B segnano lo stesso valore numerico quando A incontra alfa e quando B incontra beta. In altre parole, questi due tempi sono tempi propri, perché sono intervalli di tempo misurati con uno stesso orologio. Infatti, l'astronauta A ha fatto partire il suo orologio al momento della partenza, all'istante 0, e l'ha fermato il suo tempo quando ha incontrato alfa. Quindi tra la partenza e l'arrivo ha usato il suo orologio, un orologio solo, perciò è un tempo proprio. La stessa cosa ha fatto B, ha preso il suo orologio, l'ha fatto partire al momento in cui lasciava la Terra e ha fermato il tempo sempre con lo stesso orologio suo nel momento in cui è arrivato sull'asteroide beta. Quindi è un intervallo di tempo proprio perché è misurato con un orologio solo, cioè l'orologio di B. Ho riportato anche l'istante di tempo in cui l'astronauta A giunge sull'asteroide alfa, istante di tempo misurato con l'orologio di B. Infatti c'è il doppio apice. Quindi secondo l'astronauta B, cioè secondo il suo tempo di B, l'incontro tra A e alfa è avvenuto a 9,65 ore, quindi dopo l'incontro invece di B con beta, perciò anche B ritiene di aver vinto il premio perché B è arrivato sul suo asteroide beta dopo 9 ore e poco più. Invece A è arrivato sull'asteroide alfa più tardi, dopo 9 ore e 65, tempi sempre riferiti al tempo di B, cioè il tempo che scorre nel sistema di riferimento K'. Quindi ecco che ciascuno dei due astronauti ritiene di aver vinto il premio, perché ciascuno dei due è arrivato sul suo asteroide dopo 9 ore e 165, mentre l'altro astronauta è arrivato sull'altro asteroide dopo 9 ore e 65, e questa cosa accade per entrambi in modo simmetrico. Quindi c'è perfetta specularità tra questi due fenomeni. Ciascun astronauta ritiene di aver vinto il premio perché è arrivato prima dell'altro sul proprio asteroide. Comunque, in sintesi, riassumendo i tre disegni, le cose essenziali sono che nel secondo disegno, punto di vista K' di A, Terra e asteroidi si muovono alla velocità V'. Invece nel sistema K' di B, Terra e asteroidi si muovono più veloci,
alla velocità v secondo. Torniamo alla seconda figura, punto di vista K'. Le distanze terra alfa, terra beta sono contratte di un fattore gamma primo. Ultima figura, K secondo, le distanze terra alfa, terra beta sono contratte di più di un fattore gamma secondo. Queste distanze contratte si calcolano prendendo 4 anni luce e 7,5 anni luce dividendoli per gamma secondo. Invece le lunghezze contratte nella seconda figura, punto di vista di K', si ottengono allo stesso modo prendendo 4 anni luce e 7,5 anni luce e dividendoli per il fattore di Lorentz gamma primo. Quindi L0 alfa diviso gamma primo, L0 beta diviso gamma primo. L0 alfa diviso gamma secondo, L0 beta diviso gamma secondo.